Hola, buongiorno, eccomi qua. Ho lasciato la macchina praticamente, come si può capire, nella zona Carrelli, come stanno facendo tutti, perché sono a Orio. E per fortuna è che è metà mattina perché c'è strapieno. Quindi il parcheggio all'arrembaggio è proprio, non si sa già più dove metterla. Io non pensavo, ma ovviamente tutto questo perché oggi è sabato, non è sabato qualunque, sabato dei saldi, sabato 4 luglio. Tra l'altro fanno gli anni varie persone, tra cui il mio caro amico medico, che ho già sentito stamattina, ma tanto a lui non interessa come cosa perché come tanti penso che se non si dovessero compiere gli anni saremmo tutti più contenti, no? Niente, filmo così adesso a caso perché ho avuto problemi con la GoPro. Incrociamo le dita, adesso sembra che funzioni, perché tutto il tragitto cercavo di farla andare come al solito, ho detto mentre sono in viaggio tangenziale così faccio la mia premessa, solite cose. E non lo so se era la batteria, se era troppo compressa dentro, non funzionava, si impallava, non lo so, si impallava, smetteva di riprendere, adesso vedo che sta andando, quindi mi pare che sia tutto a posto, speriamo perché non ho l'altra, la Lumix, aspetta che dove sto andando, dovevo tagliare qui in mezzo. Come vedete il parcheggio all'arrembaggio è questo, metterlo ovunque, in qualsiasi buco libero. Hola, evviva, presto fatto! Da Hollister ho trovato quello che cercavo più o meno, perché stavo cercando pantaloni che avevo già preso, sono dei jeans, c'erano in jeans classico chiaro e li ho presi invece in jeans un po' più blu scuro, più un blu jeans più scuro, e erano scontatissimi a 19,90 mi sembra, quando invece costavano 56 o 58. E niente, ovviamente sono già finiti, c'erano le ultime taglie tempo fa, poi non sono più tornato e vabbè, pazienza. Comunque diciamo che li ho presi sempre simili, più o meno quella tipologia qua, sempre con elastico, morbidissimi, hanno sempre questo cotone, non in tutte le cose, ma alcune magliette, cioè molte, molte cose, hanno il cotone 100% morbidissimo e rimane morbidissimo. Quindi sono solitissimi questi qua. 18,90 invece di 50, 59 mi sembra di leggere sotto, perché 42 pound insomma sì, è plausibile, insomma costavano un cifrone e forse non li meritavano quasi neanche. Comunque sono super morbidi, li uso più che altro per lavoro, perché ho provato quelli dei H&M, che non mi piace mai molto, cose dei cinesi, si sono distrutti, hanno fatto tutti i pallini, mollavano i pallini nella lavatrice, era una roba oscena. Vediamo questi, insomma, se meritano appunto, ma credo di sì, perché di solito non mi ha mai deluso niente di appunto di Hollister né di Abercrombie. Comunque niente, ecco, adesso spengo perché ci sarà la musica, me la tevare, anche troppo rumore. Sono passato anche dall'Ash qua a vedere la campagna Gays, ok, però ovviamente hanno finito il sapone qua in edizione limitata, anche perché siamo agli ultimi 2 giorni, quello che è, e quindi anche qua non c'è più. Comunque questo qui è un carinissimo ragazzo, come tutte le persone, tutti i dipendenti Lush veramente, poi c'è il ragazzo qua che è splendido sempre come ti tratta, e quindi eccolo lì. Wow, qui ci hanno messo il cubo per fare le unghie, usano CND, bello, bello bello. E niente, comunque vabbè, questo sapone lì veniva 5,50 mi ha detto. Sono passato dentro MAC perché c'è una cosa spettacolare, la nuova collezione. Ah, qua tra l'altro c'è una Shergan, che è nuovo nuovo, è bellino. Allora, proviamo a inquadrare così, senza luce solare. Non credo rendano. Adesso andiamo sotto la luce. Allora, vediamo, eccolo qui il sole. Cioè, guardate che roba che è. Se sono abbastanza vicino e se sto inquadrando giusto, sono pazzeschi, eh. Proviamo a spostarci. Cioè, visto che roba. E niente, questa qui è Le Disco, sono questi ombretti in polvere.
Secondo me fanno un po' di caduta qua perché sono, cioè, ci vuole la base, proprio un aggrappante, perché sennò vanno giù. Però sono sicuramente molto pigmentati, molto belli, cangianti, colori strepitosi. Costano una cifra e ce ne sono di belli, perché alcuni sono comunque un po' i soliti colori magari già visti su quelli cremosi, oppure c'è quello sempre simile in club, però alcuni sono diversi, proprio belli, glitter che ci sono dentro, comunque sono finissimi. È ovviamente una cosa tutta un po' strana, particolare, non da tutti i giorni, non da giorno, però vabbè, una roba esagerata adesso da serate estive. Luci, c'è strapieno comunque, come avete visto, c'è proprio già pieno, e siamo adesso all'ora di pranzo, quindi disastro. Aspetta che mi metto gli occhiali, che è meglio, perché ormai il sole picchia, perché in questi giorni siamo sempre 33-34, danno addirittura in salita le temperature, infatti c'è questo caldo che poi è un po' afoso, perché qua da noi in pianura c'è umido. Infatti sono tornato dalla meravigliosa Puglia e ho trovato più caldo qua, proprio più afo, più caldo pesante, umido, è quello che gioca a sfavore, e non tira un filo d'aria se non calda. Quindi sabato così, ma sto andando ovviamente verso Milano, classico. E prima di dirvi delle cose belle, solo un cenno alle cose un po' così, quello che stavo dicendo prima, le cose un po' brutte, dato che appunto poi si è interrotto, probabilmente stavo parlando a vuoto prima, e adesso infatti continuo a ricontrollare se la spia va, perché prima appunto stavo un po' raccontando, ma mi sono reso conto che la spia era ferma e non stava registrando. E perché cose brutte? Perché oggi ho voluto proprio uscire, svagarmi, come faccio al mio solito, perché ho bisogno. Dopo giorni di lavoro sono rientrato dal mare, che è stata una cosa meravigliosa, quindi quello tutto benissimo, senza intoppi, senza niente, anche a casa i nonni, Milo è stato bene, fortunatamente c'è stato un po', ho avuto un po' di panico perché si era fatto male la bocca, l'antibiotico, quindi veterinario, così. Ero ancora qua gli ultimi giorni, poi comunque l'ho consegnato a mio nonno con la badante, che me lo tenessero, detto che gli anni scorsi di solito me lo tenevano i miei nonni, ma tra che mia nonna non c'è più e mio nonno non è già tanto, se fortunatamente bada a se stesso e fa le scale da solo, figurarsi col cane, come è ridotto adesso, che comunque bisogna prenderlo in braccio, appunto non cammina, non si sposta. E niente, quindi è andato tutto splendidamente. Adesso al ritorno ero a lavoro, un turno di troppo per una mia collega, e niente, volevo godermi il riposo ieri, ma è successo un po' il fattaccio. Adesso non ho voglia di entrare nei dettagli, perché appunto oggi è una giornata, ripeto, di svago proprio, e non volevo star qua a tediare me stesso e chi guarda, voi che guardate, di questi racconti. Il fatto sta che ancora c'entra Milo, che sento parecchio in colpa, perché appunto è successo un po' il fattaccio ieri, magari lo racconterò in un altro momento, e quindi adesso non lo so se è peggiorato, non lo so esattamente come sta l'evolversi della situazione, perché è tutto comunque oscuro, perché anche il veterinario più di tanto non può fare, non può assumere, non può visitarlo, cioè non può fare certi esami, eccetera eccetera, insomma la situazione è molto compromessa. Quindi non lo so, ieri sono rimasto in casa con lui, oggi mi sembra un po' meglio, è stabile, così complessivamente ho tirato un respiro di sollievo, però vabbè, andiamo avanti giorno per giorno, c'è poco da fare, visto che oggi appunto i miei ci sono, almeno mia mamma c'è a casa del lavoro, non lo lascerei se no da solo, insomma, per tenere un attimo monitorato sott'occhio. Ecco, quindi vediamo se il peggio è passato anche stavolta, appunto non si può sapere, non lo può sapere più nessuno a questo punto. E invece parlando delle cose più belle della giornata, adesso vedo di mangiare qualcosa, ma ho saltato la mia mitica Esselunga qua, perché cioè, appunto, se c'è pieno ovunque non ho voglia, vado più avanti e se trovo qualcos'altro per mangiare. Poi io compro, non so se si vede, ho il mio solito frigorifero qua, ho questo o altri, quelli Coca-Cola li tengo
poi per girare, vabbè, li tolgo dal frigorifero e un po' di ore resistono, anche se la roba non è gelida, cioè non mi interessa. Niente, quindi io ho il mio kit di sopravvivenza sempre. Due cose arrivando al dunque di oggi. Prima di tutto, dalla macchina ho ricevuto ancora varie domande in Facebook che riguarda l'album, così, e io sono talmente orgoglioso, talmente contento, che appunto varie persone mi chiedono: ma il tetto si può chiudere adesso che fa caldo, com'è, fa stracaldo dentro nell'abitacolo? Prima di tutto sì, si può chiudere ovviamente, e a me piace tanto il fatto che questa qua, cioè questo tetto si può chiudere a metà, senza essere obbligati, non so, con come quello della mia amica Eliana, che anche lei c'ha una Toyota, ce l'ha Verso, c'è il bottone, si chiude dal fondo, quindi si è obbligati, per chiudere davanti devi chiudere anche tutto dietro. Qui invece mi piace perché appunto posso scegliere metà e metà, anzi adesso faccio così ed è chiuso, basta, perché ormai il sole picchia in maniera micidiale, quindi basta chiudersi dentro, non c'è nessun problema. Secondo me è uguale a come avere il tetto in lamiera così adesso chiuso, perché comunque con i climatizzatori mi sembra che renda allo stesso modo, non trovo l'abitacolo così caldo anche se c'è tutto il tetto fino in fondo in vetro. Perché poi mi chiedevano: ma ti vedono dalle finestre, no? Chi guarda giù ti vede dentro? No, perché apparentemente adesso voi, che appunto sorgevano questi dubbi, perché vedendo dalla videocamera sembra che sia tutto trasparente, anche i vetri dietro, il lunotto e anche sopra sembra trasparente, e invece da fuori è totalmente nero, sono vetri oscurati, anche il tetto ovvio, diciamo come tutti comunque sono oscurati, e quindi filtrano anche i raggi UV, perché altra domanda era: ma ti abbronzi a stare in macchina? No, comunque no, io sto ai dati tecnici della Toyota, teoricamente sono schermati per i raggi UV, e infatti dove il telepass, perché questa è l'uscita nuova, adesso devo stare attento, perché appunto a mettere la mano qua sotto il sole cocente, tipo qui al parabrezza, qui si sente proprio il caldo. Se la metto qua, qua sotto il sole è diverso, lo senti, ma appena tiepido, non è così forte come mettere la mano qua sotto il sole, sotto questi vetri qua che sono quelli termici, ma non sono schermati in nessun modo. Quindi ecco, ho risposto penso alle domande e ai dubbi. Adesso mi do da fare, perché devo andare in un punto, adesso è un momento che guardo la strada e guardo il navigatore per non sbagliare, perché sto andando già da ridere, sto andando appunto qui vicino a Trezzo sull'Adda, c'è uno degli store, dei capannoni, dei mega negozi super convenienti del Baffo. Adesso io non so, all'inizio si chiamava Baffo Store, non so se l'avete mai visto in televisione, probabilmente non va oltre la Lombardia qua la televisione, non so se si vede in tutto il nord, perché sono quei canali tipo Antenna 3, vabbè, Rete Brescia, non mi ricordo neanche, perché li guardo di notte, quando faccio la notte, magari giro e vedo il Baffo, no? Il Baffone, che prima l'aveva chiamato Baffo Store o Fabri Store, non ricordo, no? Adesso l'ha chiamato Publi Store, da pubblicità, perché praticamente sono dei mega capannoni, no? Ce ne sono, ne ha 4-5 ormai, più o meno tutti qua nell'Interland milanese, Monza, Lodi. E praticamente sono tutti prodotti merce che è stata data come pagamento, perché le aziende pagano anche in merce, e quindi loro ritirano questi grossi stock a prezzi stracciati, te li rivendono. Non ho capito bene il meccanismo, non me ne intendo. Comunque fatto sta che le aziende pagano con la propria merce invece di pagare con soldi, e quindi c'è tantissima roba di prodotti da smaltire, e lui li recupera, ecco, è buono. Niente, quindi è lui, mi fa ridere appunto perché lo vedo anche di notte, ancora adesso, con la sua asma costante, no? Quindi, ah, questo prodotto è bellissimo, questo altro è favoloso, questo è pochissimo, e continua così, con questa asma perenne. Niente, chissà se lo incrocerò oggi che è sabato, e siccome non sono mai stato, adesso provo, sono arrivato qui a Busnago, voglio andare a questo perché è quello più sulla strada, quindi dai, ci provo, perché si salta da una cosa all'altra, poi dentro si passa da, non so, bevande, vino, a prodotti per i bambini,
poi giochi, cose del bagno, accessori. Si salta da una cosa all'altra completamente e beh, così, per sfizio volevo togliermi lo sfizio di vedere anche questo, no? Quindi niente, adesso vado. Non lo so cosa ho ripreso, un sacco di commessi, quindi non ho fatto praticamente nulla di riprese. Comunque lo pensavo più grande, si salta appunto da una cosa all'altra, non so se avete visto. Sì, diciamo che è tipo una cinesata o tutto un insieme, un conglomerato unico. Molte cose sono di Napoli, cioè tipo anche gli ombrelli marchiati Viva Napoli lì. Boh, quindi poi ti regalano questi occhiali, giusto poco tamarri. E anche questi qua sto vedendo che sono fatti distribuito, no? Distribuito a Made in China. Comunque Napoli poi la ditta che li importa. Un sacco di cinesate se sì, ci sono appunto. Boh, qualcosina salta fuori, ma poi ci sono anche elettrodomestici che hanno la presa inglese, quindi vabbè, da cambiare o da mettere l'adattatore. Boh, così insomma, pensavo meglio. Ho ritrovato questa, l'avevo presa con i punti dell'S lunga anni fa, la mia si è sbiadita, la metto anche qui di solito per andare a lavoro. È simpaticissima perché davanti c'è Willy Coyote e dice non aspettare la felicità e poi ti volti e c'è Bip Bip che dice inseguila. Quindi vabbè, simpatica cretinate, 4 euro. Proprio boh, ho preso quelle due stupidate qua e se riesco. E un'acqua termale da 1,30 euro ed è mezzo litro. Non lo so, boh, vabbè, ci proviamo. Giusto anche per sciacquare i travalo e sciacquare appunto le bombolettine dei profumi. Giusto così. Ma sì, un'acquetta. E niente, appunto. Boh, ci abbiamo provato, almeno il giro l'ho fatto. Eccolo qui il baffo. Vedere l'unica cosa bellina che ho trovato è questa cornetta qua, appunto per i cellulari, no? Quelle che ormai si vedono ovunque, Rinascente, Excelsior, che te la fanno pagare un cifrone, 8,50 euro, vabbè. Sono vecchie collezioni, 2012-2013, quindi vecchie cose, però vabbè, appunto simpatica, con questo color Tiffany perfetto. Fondi di magazzino, non so se ho reso l'idea. Tante cose non costano poco, assolutamente sparano alcune cifre che, cioè vedi la roba poi anche proprio come è tenuta, lo vedi che è vecchia, vedi che è tenuta male, che è bognata, è rovinata, è segnata dal tempo, tutto bello impolverato, cioè non stanno neanche a passare tante cose che sono vecchie, già solo a dargli una passatina, no, con un detergente, già fa un'altra figura perché appunto, aspetta, sto andando giusto, sì, perché appunto l'effetto tutto impolverato, scuro, ti fa risultare la cosa ancora più vecchia, niente. Quindi sì, insomma, l'ambiente, quello che è il capannone, si crepa dal caldo, poi di sopra c'è zero aria condizionata e sono lì commessi a boccheggiare. È così, giusto perché poi bisogna fare la tessera, ecco, ovviamente per forza di cose bisogna farla, è gratuita, lasci solo il cellulare, ti mandano il messaggino perché ogni settimana, 15 giorni ovviamente hanno nuovi marchi, nuova merce, vabbè, ma sì, insomma veramente proprio giusto per pigliare qualcosa, ma è sotto le aspettative. Poi in televisione forse vedi tutto perfetto perché bene o male lui quando gira hanno lì le cose ben posizionate, cose più carine, invece poi insomma un po' pessimo, vabbè, niente, ci siamo capiti, il mio giudizio è parecchio negativo, appunto si salva un 5-10% di tutto, vabbè, ecco. Per altre cose simpatiche, belle, più belle si spera, oggi c'è un incontro e direte ma forse c'è Clio così, no,
No, perché ad esempio Clio c'era settimana scorsa, che è stata fra l'altro tanto carina da rispondermi al commento e salutarmi, perché le avevo detto: cavoli Clio, per una volta che sei qua, che è fattibile andare a Milano, ti saluto dalla Puglia, dal mare bellissimo, ciao ciao Beso. E niente, comunque mi ha risposto, ha letto, ha trovato il tempo tra tutti i vari commenti, quindi è stata super carina. Perché era da Wycon che finalmente ha aperto anche a Milano, alleluia. Dopo che aveva chiuso l'unico store di Milano che era fuori città, scomodissimo, e anche questo qua di Bergamo chiuso, che era un po' di quelli storici. Boh, apre ovunque tranne che qua nel nord praticamente. Adesso aperto in Corso Vittorio Emanuele, quindi centralissimo, e appunto c'era Clio settimana scorsa. Oggi che incontro c'è? Vado all'incontro di ragazzi. Vediamo, vi porto a incontrare dei bei maschietti. Allora, che dire? Teniamo un po' la sorpresa. Fra l'altro è più di uno, vado a incontrare più di un ragazzo, attenzione bene. Non uno, non due, non tre, ma quattro ragazzi vado a incontrare. Più, mi spera tutta la gente come me che va per salutarli così, quindi quattro ragazzi oggi. Voilà, eccomi arrivato in centro. Allora, stavo guardando fra l'altro. No, ma non c'è l'indicazione. No, pensavo ci fosse l'indicazione della temperatura. Boh, perché giù sotto anche quello che vende i biglietti ti chiede: ma in superficie come si sta? E io ho detto: guarda, ormai siamo a 35, poi avvertiti sono di più. C'è proprio un forno. Proprio un forno tutto, ogni materiale qui riflette il calore. È bella tosta qui in centro, indubbiamente. Non soffro particolarmente il caldo, cioè non sudo, però oddio sì, cioè, ne risento anch'io. Soffro forse di più il freddo. Facciamo un passaggio qua solito, classico. Oh, mamma mia, i rulli dell'autolavaggio. Aspetta. Giramento di testa. Oddio. Ah, no. Un giramento di testa totale sta lì dentro. Però è simpatico. Oh, adesso è da parecchio che mancavo, da qua, dai miei soliti giri. Da quando, vabbè, sono venuto solo per fare le registrazioni, ma poi non ho fatto altro, non sono più tornato qua. L'unico modo per camminare abbastanza rapidamente è ovviamente stare qui al centro, perché i portici all'ombra sono pieni e lenti. Adesso appena troverò un termometro vediamo cosa segna, però è sfalsato se è sotto il sole, cioè come lasciare la macchina sotto il sole. Comunque, piuttosto che l'acqua, io preferisco il gran caldo, dato che è estate e deve far caldo. Messaggerie musicali della Mondadori. Oh, la miseria.
ma è enorme. Sì, anche sopra, sì. Eccolo Wycon. Eccolo qui. Vediamo. Ah, no. No, beh, piccoletto. Pensavo più. Si scivola. Oddio. Mamma mia. Non so cosa c'era giù. È passato, ok. Sono tornato ad aver grip. Piccoletto. Ma cubetto. Pensavo abbondassero qua in centro, invece mi sembra uguale a tutti gli altri di qualsiasi altra città. La coda per la fontana, per l'unica fontanella, qui hanno, oh, hanno chiuso il passaggio laterale in parte alla Rinascente, finalmente. Vediamo, provo a inquadrare davanti, ma siamo contro luce. Io non so cosa si capisce. Io ovviamente appunto per quello che ho tutta la mia scorta, i miei viveri. Adesso ho mangiato la frutta ad esempio mentre arrivavo qua. Mi porto dietro appunto tutto il kit e c'ho, mi piace tantissimo la frutta esotica, il misto esotico con dentro la papaya rossa, gialla, l'ananas. Mi piacciono molto quelle scatolette lì, arrivano tutte dalla Thailandia grosso modo, di qualsiasi marca, sono tutte comunque uguali, sono tutte fatte là in sostanza. No, a parte che non so se Thailandia o anche qualcos'altro, adesso non, vabbè, mi sfugge. Comunque io non so se si capisce, vediamo. C'ho il mio zainetto adesso. Praticamente uno dei due che avevo giù al mare e sono super comodi, devo dire. Hanno due tasche esterne, di cui una è poi quella che si utilizza per chiuderlo, per riappacchettarlo, diventa un bel quadratino. Appunto leggerissimi, antiacqua, e le spalline, nonostante tutto siano solo le due corde, basta non caricarlo che è comodo comunque. E niente, un bel sacchettino, l'avevo preso all'LD. Nei vari discount comunque c'era, boh, un paio di mesi fa, una cosa del genere. Ma sapete che non li vedo? Sono le 5 adesso, io sono giusto perfetto. Oh. Faccio sempre fatica a essere puntuale, io arrivo giusto al limite dell'orario. Vediamo. Qua hanno cercato un angolo in ombra. Non lo so. Niente, ho fatto passare i portici. Poi ho detto magari sono qui all'ombra, gli ho scritto. Non li vedo. Comunque, se vedete uno con la maglietta bianca e i gelatoni, gli stecchi di gelato, l'altro con la maglia grigia, sono loro intanto. Mamma mia, no, non si riesce a stare adesso al sole, qua. Qua così. Oh, arriva da sotto anche. Eppure lì riesco a vedere, non ci sono. O che hanno girato dietro di qua. Aspetta, perché non sono andato più in giù di qua, che c'è la croce rossa, c'è quello che suona. Aspetta, c'è uno con la barba, no, non è lui. Oh, trovato, infatti erano di qua. Ah. Ciao, ce l'hai fatta, sono andato a mezzo, ero qui dietro. Ciao, ti sei perso, c'era il pandemonio 5 minuti. Per cosa? Perché era qui. Con tubo o qualcosa del genere. Ah. Che ganza questa! Ma fa! Cosa? Ciao! Sta riprendendo, sì. Ma non vedi niente. Fai a capire? No. Perché non la conosci neanche te.
perché inquadra come i nostri occhi, quindi a 170 gradi quello che è. Quindi quello che noi stiamo guardando... Ah, inquadra tutto? Tutto. Sì, ma quanto costa? 200 euro? Oh. Bella! Scontata anche 260. Un attimo! Aspetta, aspetta un attimo che becco l'arrivo. No, siamo contro lutto. Ma che cazzo è? Facciamo il salutino a lei prima, madonna, oddio. La vera diva che pensa che sia amica, ovviamente. È andata a leccare subito la lente. Cagami. Ciao. Oh mamma, adoro. Vai su. Ciao. La difesa di famiglie normali, cioè dammi anche Ergi. E allora, visto chi c'è, ormai conosciutissimo il Sima 91, il Mattacchione, col suo amico Manuel, che ormai è presente in tutti i suoi video, e poi c'è Alain Meroni con il suo boyfriend. Niente, mi sono distaccato perché c'è il chitarrista che suona, c'è il volume parecchio alto, e niente, lui pensava di essere solo qua, invece un sacco di gente man mano che è arrivata, se mi guardano, e quindi stanno proseguendo tutti i saluti qui in gruppo. Vediamo, adesso è finito che l'ha messo ad angolo. Man mano il gruppo si è spostato, però almeno qui sotto c'è un po' d'aria, e forse un po' d'aria condizionata che esce dalla Mondadori, quindi si sta discretamente. Poi ormai è quasi sera. Comunque è bello, come al solito, surreale, fa strano vederli dal vivo dopo praticamente anni che vedi solo nello schermino. Al solito dici: oh, finalmente ti vedo dal vivo, so come sei.